i valori dimenticati del ceto medio che crede nella libertà. Il ceto medio si identifica in una complessa morfologia sociale estranea a classificazioni rigidamente classiste aventi interessi potenzialmente conflittuali. È un compendio di situazioni singolari che dalla loro disomogeneità attingono le regioni di una libertà creativa senza frontiere. Il ceto medio non è ascritto a strutture categoriali, non è collegato a discipline gerarchiche, salvo obblighi istituzionali, coltiva autonomamente le proprie virtualità individuali. È simbolo di indipendenza, non appartiene a partiti e aggregati elettorali. Sono ceto medio i liberi professionisti, quanti sono stabilmente dedicati a un libero lavoro intellettuale, gli insegnanti di ogni grado, gli artigiani con proprie iniziative e strutture, gli imprenditori di medie dimensioni, i funzionari con autonomia operativa. Il ceto medio è caratterizzato da una notevole mobilità, da una assoluta autonomia dislocativa nel perseguire le divisate finalità. Chi appartiene al ceto medio ha una razionale fiducia in se stesso e nelle proprie capacità operative. Sente la responsabilità di contribuire rettamente al bene comune, al bene della vita della sua famiglia e sua, coltiva il risparmio e l'austerità esistenziale. Chi appartiene al ceto medio crede nel valore spirituale della libertà, vuole in pari misura la libertà per il proprio lavoro e per il lavoro altrui, ripudia intolleranze e ingiustizie, è consapevole che una ragionevole uguaglianza è possibile ed è un bene per tutti che la uguaglianza significa solidarietà e fedeltà agli impegni comuni, a valori comuni. Non segue un fatuo ottimismo, conosce gli aspetti negativi della vita comune, non ha timore di incomprensioni, conosce per esperienza quanto sia difficile e rara una vera amicizia, riesce ad usare l'umorismo elegante e garbato, è un uomo senza frontiere.